Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il cantante Fedez ha fatto un annuncio poco dopo la sua operazione, ecco cosa ha detto. Negli ultimi giorni Fedez è su tutti i giornali. Il motivo, questa volta, è molto triste: ha dichiarato di essere malato e che per questo dovrà affrontare una lunga terapia per guarire. Il suo annuncio ha fatto preoccupare in molti, anche perché all'inizio sembrava che non volesse rivelare di cosa soffrisse. Qualche giorno dopo l'annuncio ufficiale, sempre tramite Instagram ha voluto raccontare meglio che cosa sta vivendo in queste settimane. Ha spiegato, infatti, che intende parlare della sua malattia e della sua cura, così da dare conforto a chi ha passato o sta passando la stessa situazione. Poche ore fa è stato ricoverato a San Raffaele di Milano, dove è stato operato. Ha raccontato tutto con un lungo post sul suo profilo, dove ha rivelato di avere un tumore al pancreas, che fortunatamente è stato asportato. Per fortuna, non si tratta di un tipo particolarmente aggressivo e ci sono ottime possibilità di guarigione. Subito dopo l'intervento, inoltre, ha rivelato anche un'altra cosa. Fedez, la dichiarazione dopo l'operazione. Senza dubbio Fedez è uno dei personaggi più popolari degli ultimi anni. La sua fama non deriva solo dai propri successi musicali, ma anche dalla sua vita online. È presentissimo su social ed è il marito, inoltre, della più grande influencer italiana, stiamo parlando, ovviamente, di Chiara Ferragni. La coppia si è sposata nel 2018 e oggi ha due figli piccoli, Leone e Vittoria, che i follower adorano. Ogni giorno, infatti, la famiglia posta qualcosa su Instagram o TikTok, raccontando alcuni momenti delle loro giornate. Per ovvi motivi il rapper ha spiegato che per i prossimi giorni non sarà troppo presente sul web, ma che tornerà di frequente per aggiornare i fan sul suo percorso di guarigione. Siamo tutti fiduciosi che questo brutto periodo passerà in fretta e che l'artista tornerà presto quello di sempre. Poco dopo l'operazione ha postato una story su IG, dove ha ringraziato l'ex calciatore Luca Vialli, che lo aveva chiamato poco prima che entrasse in sala operatoria per dargli conforto. Grazie di cuore e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno. Poi una telefonata poco prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore. Un messaggio davvero commovente. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.